Ciao a tutti ragazzi, quello di oggi è un video un po' strano, un po' particolare, un po' speciale, perché non ci sarà niente da ridere, non ci saranno scenette divertenti, ci saranno meno tagli possibili, non proverò a strapparvi un sorriso, non parlerò di calcio, non darò una mia opinione personale su una partita, su una carta di FIFA o qualsiasi altra cosa a cui vi ho abituato in questi 2 anni di YouTube. Quello di oggi è un video strappalacrime quasi, e il mio canale mi piace perché ha già saputo trattare argomenti difficili come il terrorismo, che forse in questo momento è la cosa che mi spaventa più di tutti in assoluto, e parlo da Luca proprio, non da Foolish. Metto un attimo da parte il personaggio di Foolish e tiro fuori esclusivamente quello di Luca. E voglio parlarvi davanti alla telecamera, davanti al microfono, nella maniera più chiara e sincera possibile, perché ieri è uscito il video della carriera e se purtroppo ho imparato troppo tardi del terremoto e se avessi saputo prima del terremoto non sarebbe uscito il video della carriera proprio per rispetto di tutte le vittime e di tutte le persone coinvolte in quello che è un incubo e posso assicurarvelo che è un incubo vero e proprio perché sono state colpite diverse regioni dell'Italia come l'Umbria, come il Lazio. E specialmente l'Abruzzo mi verrebbe da dire, dato che ripercorre a 3 anni di distanza il disastro che era successo all'Aquila, anzi a 7 anni di distanza, scusate, 7 anni di distanza, era il 2009. E quindi devastati moralmente, fisicamente e purtroppo anche le case delle persone. E quindi provo a rimediare oggi con questo video, dato che voglio provare a parlarvi della mia esperienza personale, perché non tutti lo sapete, ma io sono di Finale Emilia, della provincia di Modena. E 4 anni fa, il 19 di maggio del 2012, anch'io sono stato terremotato. Sono terremotato tuttora perché è un'esperienza che ti rimane sulla pelle. Intanto va bene, si è staccato il poster, non mi interessa. È un'esperienza che ti rimane sulla pelle, ti rimane dentro, ti marca terribilmente, ti fa sentire un'altra persona, ti toglie la sicurezza della tua casa, che dovrebbe essere l'unico posto, l'unico punto in cui una persona si sente totalmente al sicuro, nelle sue mura di casa. Questa è la mia camera, io dovrei sentirmi protetto dalle mura della mia casa, e invece vi posso assicurare che non c'è cosa peggiore nel mondo che essere spaventati nel rientrare in casa, nell'andare a letto, nell'andare a dormire. Io ricordo terribilmente quei brutti momenti e vedere al telegiornale queste scene strazianti mi ha aperto una ferita che non si chiuderà mai, ma che il mio cervello prova a mettere da parte, prova a metterla in un'angolina, prova a metterla in un cassetto e fare in modo che ci pensi il meno possibile. Perché da quel 19 di maggio io andai, scappai di casa praticamente, rientrai in casa solamente a luglio inoltrato. E quindi capite bene che abbandonare la casa, che per fortuna la mia casa non ha avuto danni, ma nessuna casa qui a Finale Emilia ha avuto particolari danni, qualcuna sì, ma solamente case antiche, un po' vecchie, invece le case fatte di recente, negli ultimi 20-30 anni, non hanno subito gravi danni, per fortuna mi verrebbe da dire, e forse questa è la grande differenza tra il mio terremoto e quello che si è consumato ieri sera. E tra l'altro, terribile coincidenza, sia l'Aquila, sia il mio, sia questo. Tutti alla notte, tra le 3:30 e le 4 di notte, sembra un orario maledetto, un orario del destino, sembra quasi che qualcuno si diverta con questo disegno cosmico a far sì che sia la notte, il momento in cui devi riposarti delle fatiche, il momento in cui puoi finalmente disattivare il cervello dopo una giornata estenuante, magari a lavoro, magari a scuola, magari passata a studiare, insomma, il momento clou, il momento più alto, il momento più rilassante della tua giornata. E invece il mondo, il tuo mondo, la tua vita cambia per sempre. E sì, la mia è cambiata. E non sarà mai più la stessa, perché tutte le volte che sentiamo un qualcosina vibrare, un muro che si muove, un rumore forte, ragazzi, il rumore, il rombo, è la cosa più terrificante. Quando passa un aereo, quando passa un camion grosso, noi siamo terrorizzati. Quando trema la casa, scappiamo tuttora fuori di casa. La mia camera, che vedete in tutti i miei video, è al secondo piano. Per arrivare giù ci sono 2 rampe di scale, cosa pericolosissima da affrontare durante un terremoto. In teoria bisognerebbe rimanere davanti a un muro portante, a proteggersi sotto il muro portante, ma l'istinto naturale, l'istinto dell'uomo è quello di scappare fuori e provare a salvarsi, perché pensi, cazzo, la mia casa potrebbe crollare da un momento all'altro e potrei morirci sotto. E
Devastante, devastante. Se non l'avete provato, ragazzi, non lo potete sapere e mi auguro veramente con tutto il cuore che nessuno possa mai provarlo. Voglio fare questo video proprio per il rispetto delle persone che ne sono rimaste coinvolte e che magari seguivano anche me o mi avevano seguito, mi avevano visto, sapevano chi ero, che cosa facevo su YouTube e che in questo momento non possono seguirmi, non possono vedermi, non possono informarsi su quello che propongo sul mio canale. Proprio perché le loro vite si sono sconvolte, sono arrivate a un punto di non ritorno e... terribile, terribile, perché ho visto l'intervista al sindaco di Accumuli e... poveretto, poveretto, non riusciva a trattenere le lacrime. Ho visto l'intervista a una donna che era scappata con un panno e il figlio in braccio per ripararsi dal freddo, perché di notte c'è freddo anche se siamo d'estate. E diceva: sono scappata fuori da casa mia, cioè, ho preso mio figlio perché è la prima cosa che mi viene in mente di fare. Devastante. Lì sono davvero crollate tutte le case e un po' tutto il centro Italia è stato colpito. Io mi ricordo che il terremoto in Emilia, bene o male, aveva colpito solamente l'Emilia. Purtroppo, per esperienza personale, posso dirvi che non finirà qui, perché se la zona è sismica, lo sciame sismico continuerà. E quindi io mi aspetto nelle prossime 24-48 ore o addirittura nella prossima settimana, nei prossimi 10 giorni, una nuova onda sismica, magari più forte, magari forte come quella precedente, magari un po' più spostata come è stato da me. Da me ci sono state due forti scosse, una al 19 e una al 27, spostate. La sera del terremoto dell'Emilia del 19 di maggio l'epicentro era a 2 km da casa mia, quindi potete benissimo capire il mio disagio, ed era un 5.7, invece qua parliamo di un 6.0, che comunque quello 0.3 di differenza è infinitamente più forte, perché la scala del terremoto fa sì che ogni punto percentuale o ogni decimo del punto percentuale incrementi terribilmente la potenza del sisma. E quindi l'unica cosa, cioè, volevo proprio fare un video di riflessione, volevo fare un video di sfogo, perché sono abbastanza scioccato, se possiamo dirla, se potete passarmi il termine, nonostante qui non abbia sentito nulla, perché capisco benissimo la situazione, e lì è ancora peggio rispetto che da noi, perché ripeto, da noi le case non sono crollate, sono crollate le chiese, i monumenti storici, magari le fabbriche, qualche vittima c'è stata anche da noi, ma lì è veramente un disastro completo. E pur di dire che sono vicino, che mi interessa da vicino la questione, che se mi state guardando, che siete stati colpiti dal sisma, mi dispiace tantissimo e so che cosa state provando, ma non posso dirvi che passerà, perché non è una cosa che passerà, perché purtroppo ve la porterete dietro per tutta la vita. Siete terremotati e lo sarete per sempre, quella sensazione di impotenza che ti genera il sisma non te la dà niente, perché il fuoco si può spegnere, l'acqua si può arginare, invece il terremoto non lo puoi fermare, anche se sono solo poche decine di secondi. È terribile quella sensazione. Io ho visto crollare la torre dell'orologio del mio paese, dopo c'è stato il terremoto alle 4 di notte e dopo 9 ore, 10 ore ce n'è stato un secondo e ho visto crollare la torre dell'orologio che era lì da sempre, da tempo immemore. Brutto, bruttissimo. Non avevo mai parlato di questa cosa su YouTube e non sapevo cogliere momento migliore di questo per farlo. Quindi se siete stati colpiti, se siete stati interessati da questo sisma, ragazzi, sono con voi. Mi dispiace, fatevi forza. Per fortuna, se posso dire la verità, le forze dell'ordine, la protezione civile, pompieri sono sempre stati a nostra disposizione, tendopoli e tutto quello che c'era. E l'unica cosa da fare adesso è rimboccarsi le maniche e tutti insieme provare a ricostruire, perché bisogna ricostruire, perché sì, perché non possiamo farci battere dal terremoto, non possiamo, è più forte di noi, ma in qualche modo dobbiamo pur fare. Quindi scusate per questi 8 minuti, 9 minuti, non so quanti saranno, di sfogo, ma la sentivo dentro e volevo esternarla.